Sono le 18 e tutto pronto per far partire questa festa dei ricercatori promossa dalla Comunità Economica Europea. La nostra manifestazione si svolgerà in diverse tappe, visite al planetario, visite al museo, conferenze, osservazioni del cielo, chiaramente quando si farà un po' più buio. E adesso siamo in attesa delle persone, le accogliamo e tutto partirà alle 18:30 fino a notte fonda. Ciao, io sono Amata Mercurio, sono dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e questa sera è molto bello poter aver aperto le porte del nostro istituto di ricerca a tutti per poter portare un po' all'attenzione quella che è la bellezza, la fantasia, il fascino della ricerca, di questo mestiere che noi facciamo così ogni giorno, e ricordare un po' a tutti l'importanza, il valore della ricerca per la nostra formazione e soprattutto per il nostro entusiasmo e il nostro piacere per il futuro. E attraverso questa notte, certo limitata nel tempo, però noi cerchiamo di far passeggiare un po' tutti sulle strade della conoscenza e della ricerca. Qui in osservatorio organizziamo una passeggiata attraverso il planetario che ci permette di guardare il cielo con gli occhi degli antichi, con un fascino che purtroppo oggi dai centri abitati ci dimentichiamo a causa della presenza dell'inquinamento, a causa della presenza della luce. Poi mostriamo il cerchio meridiano, così come i primi astronomi si approcciavano allo sguardo del cielo, una conferenza di grande attualità del professor Vittone per spiegarci tutti i passaggi attraverso la conoscenza, e alla conclusione le classiche osservazioni con il telescopio, con l'occhio all'oculare a sbirciare attraverso l'universo. Una buona serata, ciao! Questa sera la notte dei ricercatori dedicata al pubblico napoletano, come argomento della conferenza parleremo delle supernove. Supernove sono gli eventi più energetici che possono accadere nell'universo, sono oggetti estremamente interessanti e sono sicuramente ricerca di punta dell'astronomia italiana e dell'Osservatorio di Capodimonte in particolare. Chiaramente il livello della conferenza non sarà molto dettagliato e tecnico, perché sarà dedicato a un pubblico vario, però cercheremo con semplici parole e ragionamenti di far capire l'importanza di questi oggetti per gli studi astronomici.